noi sappiamo la difficoltà di ripristinare la leva obbligatoria, non vogliamo creare speranze inutili. Per questo Fratelli d'Italia ha proposto di allargare la legge che abbiamo voluto noi e che già esiste, che è quella che consente volontariamente di partecipare per 3 settimane alla vita delle forze armate, che la sinistra non ha più finanziato, allargarla a 40 giorni lasciando la volontarietà ma dando a chi vi partecipa tutta una serie di crediti universitari o per i concorsi, perché riteniamo che accostarsi alle forze armate sia qualcosa che forma il carattere, che aiuta a capire l'importanza di servire la patria e che quindi allontana le nuove generazioni da atteggiamenti che ci piacciono meno. Sulla manifestazione del 18 voi continuate ad invitare gli alleati, però sì, dicono che comunque non serve, cioè c'è già insomma. Non serve? Altrimenti così si farebbe quasi, sarebbe l'impressione che ci sia già un accordo con la sinistra. No, noi innanzitutto stiamo lavorando per vincere, per cui se vinciamo, se avremo come speriamo e come contiamo la maggioranza per fare il governo, ci sarà un governo di centrodestra con Fratelli d'Italia sicuramente protagonista. Ma ci piace poter dare agli italiani la certezza che i nostri candidati, ma noi speravamo di tutti, tutto il centrodestra, prima di tutto non cambieranno casacca. Il 40% dei deputati e dei senatori ha cambiato casacca nella scorsa legislatura. Noi vorremmo il giuramento non dei leader, ma di tutti i candidati futuri eletti che A, non cambieranno casacca nei 5 anni successivi, B, non appoggeranno mai e in nessun caso nei 5 anni successivi un governo con la sinistra e nemmeno con 5 Stelle. Ci sembra un atto di chiarezza e non capiamo, poiché sono tutti d'accordo a parole i leader, perché non far impegnare singolarmente tutti i candidati come chiede Giorgia Meloni? Ma nel patto del centrodestra non c'è già il vincolo di mandato? Il vincolo di mandato è una proposta di legge costituzionale che chissà quanto tempo ci vorrà, è nel nostro programma a far passare, ma intanto noi impegniamo, vogliamo impegnare, e lo faccio, quelli di Fratelli d'Italia si impegneranno a non cambiare, a non essere eletti a destra e poi andare in un altro partito di centro o di sinistra, B, a non votare mai per un governo che non sia il governo di centrodestra. Ci sembra un atto di chiarezza, poi speriamo e contiamo di vincere e quindi non ci sarà bisogno del patto anti-ingiuccio. Ma averlo non è poi male, viste certe soffiate che ci sono in giro, insomma.